Sono migliorate le condizioni strutturali degli edifici scolastici di Agrigento, la cui competenza amministrativa appartiene al Comune. La maggior parte degli istituti, sia quest'estate che nel mese di settembre, sono stati interessati da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Interventi sia all'interno che all'esterno per migliorarne l'aspetto estetico e la sicurezza. Quest'estate abbiamo fatto anche lavori di tinteggiatura, diciamo, di diverse scuole. Grazie poi anche all'apporto del personale scolastico, delle varie scuole, ho visto che la condizione è una condizione strutturalmente buona. Certo, vi sono delle precarietà in alcune emergenze che vanno assolutamente superate e recuperate, però ritengo che l'azione che abbiamo posto in essere in questi anni, l'attenzione, soprattutto considerate le scarse risorse economiche, ci dà oggi un risultato che, grazie alla collaborazione da parte degli istituti, dei dirigenti scolastici, del personale, delle maestre, degli insegnanti e poi di tutto il personale scolastico, dà una situazione assolutamente buona. Questa mattina il sindaco Marco Zambuto e gli assessori Mirotta, La Rosa, Muglia e Bruno hanno effettuato un tour tra le scuole materne, elementari e medie di Agrigento per constatare di persona lo stato dei lavori e portare il loro saluto e l'augurio di buon anno scolastico sia agli alunni che a tutto il personale. Tappa alla scuola Esseneto che si è rifatta il look. Stiamo impiegando degli uomini, anche delle borse lavoro, e stiamo impiegando uomini tecnici, operai comunali, per riuscire a dare il meglio alla popolazione studentesca, ai bambini soprattutto della città di Agrigento. Per quanto riguarda Villa Seta Monserrato, proprio nella giornata dell'altro ieri abbiamo sbloccato il vecchio accordo di programma quadro sulle opere di urbanizzazione del quartiere di Villa Seta Monserrato. Grazie all'impegno dell'assessorato Verde Pubblico abbiamo ripulito tutta l'area esterna della scuola Esseneto, abbiamo trasformato in un giardinetto che potrà essere utilizzato dai bambini dell'asilo nido e abbiamo anche ripulito la villetta di Causi, che è adiacente alla scuola Esseneto. Vogliamo metterla appunto a disposizione degli alunni della scuola per poter trascorrere i momenti di relax e di l'ora d'aria che hanno i bambini, per poter avere un po' di libertà, anche un po' di relax.